Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Questo qui è il video dei promossi e bocciati. Mi trovate vestita come il video dei finiti, ma come ho detto nell'altro video, approfitto del tempo a disposizione. Allora, il video è sempre in collaborazione con Alessia Nika 93 e Pink Fashion 1985, alle quali mando un bacio grandissimo e mi scuso tanto per il ritardo nella pubblicazione, però sanno ecco i motivi. E nulla, allora parliamo dei promossi e bocciati di questo mese. Devo dirvi che non ho nessun bocciato, ho un ni e diversi prodotti promossi, quindi sono stata fortunata, devo dire che lo sono abbastanza in genere, anche perché penso molto prima di fare un acquisto, ecco, anche se semplicemente si tratta di 3 euro di spesa, comunque cerco sempre di non far acquisti insomma inutili e così un po' avventati. Allora parto con la skincare e parto con la fase di struccaggio. Allora vi mostro come prodotto promosso questo qui, che è l'acqua micellare della Jonesac. Allora devo dirvi che io utilizzo innanzitutto la micellare solamente per struccare il viso, quindi insomma lo struccaggio degli occhi lo faccio con l'olio di mandorle dolci, quindi non l'ho ancora testata tantissimo per quanto riguarda lo struccare gli occhi, e magari ve ne posso riparlare tra un pochino quando la testerò anche in quel senso. Però per struccare il viso e quindi l'utilizzo che a me serve, insomma il motivo per cui io prendo l'acqua micellare, lo fa egregiamente. È anche un'acqua micellare purificante, quindi sicuramente è adatta per il mio tipo di pelle. Questa qui mi sembra che costa intorno ai 10-11 euro e sono 500 ml, ragazzi, sapete che vi durerà tantissimo. Io con la micellare di Sobio ci ho fatto all'incirca 6 mesi e allo stesso quantitativo, quindi spendete sì magari 10 euro, ma ve la ammortizzate in diversi mesi di utilizzo. Sempre in tema skincare, voglio parlarvi di questo scrub della Questo è il Salted Coconut e mi è stato omaggiato in un evento Lush a cui ho partecipato, ed è un esfoliante per le mani con sale marino e olio di cocco. Allora, ha un profumo piacevole. Vi faccio vedere anche la consistenza. Questo è come si presenta lo scrub. Ragazze, vi lascia delle mani veramente stramorbide. È un prodotto che vi consiglio di acquistare proprio adesso, in questo momento, per l'arrivo del periodo invernale, in quanto come funziona, insomma, come facciamo per il corpo in generale, scrubbando bene le mani, eliminando quindi, diciamo, le cellule morte in superficie, l'idratazione che poi noi facciamo con, ad esempio, la crema mani va più a fondo, insomma, è un'idratazione un po' più profonda e reale. Quindi io ve lo straconsiglio proprio per questo periodo, perché innanzitutto vi lascio la pelle è morbidissima, delle mani morbidissime. Già all'interno avete un po' di idratazione, perché comunque l'olio di cocco vi aiuta innanzitutto a non seccare per niente le mani. Poi, se andate con una bella crema idratante, veramente le vostre mani saranno al top per quest'inverno. Voglio provarlo anche per il corpo, perché comunque per il viso forse è un po' troppo aggressivo, quindi non mi azzardo, ecco. Però sicuramente lo potete utilizzare tranquillamente per il corpo. È naturale che se avete una pelle molto sensibile anche per il corpo, evitate, perché comunque scrubba abbastanza. Però veramente per le mani, secondo me, è un alleato ideale proprio per la stagione più fredda che sta arrivando. Insomma, passiamo adesso ai prodotti, gli altri prodotti promossi che riguardano il make-up. Allora, devo mostrarvi un blush, che è un blush che purtroppo, insomma, non potete più trovare, forse negli outlet, ed è un blush della Pupa. Questo qui è della linea Jeans and Roses e è una linea un po' vecchiotta che io ho presi all'outlet diverso tempo fa e che non ho praticamente utilizzato quasi, quasi per niente. Diciamo che nell'ultimo mese, 2 mesi, mi sono impuntata, insomma, di utilizzare questo prodotto che avevo lì nel cassetto quasi inutilizzato. Allora, la colorazione che ho preso io è la 01 e questo qui è il blush in questione, una colorazione naturale con al centro l'illuminante. Innanzitutto il profumo, ragazzi, chi ha il blush di questa confezione può diciamo confermarmi che ha un profumo veramente piacevolissimo, che è proprio un piacere andarselo a mettere sulle guance, perché profuma anche il pennello. Allora, io mi sto trovando veramente molto bene, mi dura tutto il giorno ed ha una colorazione
tendente diciamo al pescato, ma comunque abbastanza naturale, e quindi lo sto sfruttando veramente con tanto piacere. Sono contenta insomma di essermi imposta di sfruttare al meglio questo prodotto, perché comunque si è rivelato un prodotto che mi sta piacendo tantissimo. Se anche voi lo avete in collezione, tiratelo fuori, perché è veramente anche proprio piacevole da utilizzare e da sniffare, nonché un prodotto comunque dalla buona resa almeno sulla mia pelle. Sempre per quanto riguarda la base viso, devo promuovervi il fondotinta della Puro Bio. Allora, sapete che ho partecipato a un evento Puro Bio, quindi mi hanno omaggiato di alcuni prodotti, tra cui dei campioncini. Diversi campioncini del fondotinta sublime appunto di Puro Bio. A me è stata data la colorazione 03, che è veramente perfetta per il mio incarnato. Come la sto sfruttando? Allora, ne ho veramente tante di queste bustine, quindi lo potrò sfruttare tantissimo, ma pensate che con una sola bustina, classico quantitativo di campioncino trasferita in una jar di questo tipo, insomma, della Neve Cosmetics. Ora questo mi è praticamente finito, il primo campioncino. Ci ho fatto, ragazze, boh, tipo 6-7 applicazioni, cioè veramente tantissime. Quindi ho potuto testare bene la qualità di questo fondotinta. Allora, ha una consistenza un po' più pastosa, insomma, un po' più cremosa rispetto magari a un fondotinta proprio liquido. Io lo stendo tranquillamente e utilizzo le mani per stenderlo, ma voglio provare appena ho un attimo di tempo a stenderlo con la blender, con la spugnetta proprio di Puro Bio che è uscita di recente e che vi mostro in questo video qui su, che insomma vi lascio il link. Mi trovo bene perché è abbastanza coprente, ma non risulta assolutamente pesante sul viso, quindi non dà un effetto mascherone, ma un effetto comunque naturale, ma uniforma perfettamente l'incarnato. È veramente, cioè, risulta quasi perfetto, appunto la base. È un fondotinta bio, ragazze, quindi anche gli ingredienti all'interno fanno bene comunque alla pelle ed è veramente tanto tanto indicato per le persone che tendono a lucidarsi con facilità in quanto ai primi posti alla salvia e la silica, quindi assolutamente ideale per persone come me che si lucidano con tanta tanta facilità. E come sapete sto testando anche il loro primer per pelli miste, grasse, quindi ve ne parlerò magari nel prossimo video. È un fondotinta che se avete questo tipo di pelle vi consiglio proprio ad occhi chiusi. Mi piace tanto, ragazzi, mi piace veramente tanto, è al pari del fondotinta Bo, sempre bio. Si avvicina moltissimo come consistenza e stesura al fondotinta Bo che io possiedo già e mi piace tantissimo insomma questa consistenza. Sinceramente mi trovo molto bene a stenderlo con le mani piuttosto che usare i pennelli, però magari lo testerò anche in quella, insomma, con quel metodo di applicazione, ecco. E nulla, io vi consiglio tantissimo questo fondotinta perché mi ha veramente colpito. Il fatto che io con un solo campioncino, quindi una quantità insomma minima, riesca a fare diverse applicazioni con la confezione intera del fondotinta, veramente ragazze, vi durerà tantissimi mesi. E il prezzo di questo fondotinta è di 13,90 euro se non sbaglio, quindi per essere bio è anche un prezzo insomma onesto. Poi passiamo alle labbra e siamo in una zona low cost perché voglio parlarvi dei rossettini Wet n Wild. Questi sono gli unici due rossetti che io possiedo di questo marchio e sono della collezione, insomma della linea matte opaca. Allora ho il Very Tall che mi ha regalato Martina, 91 Martina S, un bacio tesoro e grazie, che è questo color nude che vi swatcho qui. Questa qui è la sua colorazione. E poi ne ho comprato un altro, sempre in compagnia di Martina, che è il Raving Resin, che è una delle nuove colorazioni. È un color malva, veramente molto molto bello, sì, un malva prugna, veramente un colore particolarissimo e secondo me veramente adatto per il periodo. Veramente molto bello sulle labbra. Allora, la considerazione è unica per tutte e due le colorazioni. Sono dei rossetti opachi che si stendono bene, che non si sentono sulle labbra, ma rimangono veramente a lungo. Allora, a me hanno resistito anche a un pasto, però bisogna farci comunque un po' di attenzione e naturalmente non ho mangiato dei cibi, diciamo,
tanto unti, ecco. Devo dire che per il prezzo di soli 3 euro hanno una durata veramente altissima e si stendono veramente con tanta facilità. Almeno io non ho avuto problemi. Un altro rossetto di cui voglio parlarvi, che poi è quello che indosso oggi, è un rossetto di Nabla. Questa qui è la confezione e nello specifico io ho la colorazione Alter Ego, che è questa qui. Vi faccio lo swatch. A differenza dei rossetti Wet n Wild, questo qui è comunque un finish, diciamo, matte, perché insomma, non rimane lucido sulle labbra, però si stende con ancora più semplicità. Diciamo che lo posso paragonare più a una stesura di, ad esempio, un Amplified di MAC. È veramente molto scorrevole. Una bellissima colorazione, come potete vedere, insomma, a me piace tanto, penso mi stia anche bene. E dura parecchio, ragazze, dura veramente tanto, di più rispetto ai Wet n Wild. Hanno un prezzo intorno ai 10 euro, quindi alla fine non è neanche tanto costoso. E insomma, io è un colore che mi sento di consigliarvi e che io riesco a sfruttare tanto anche nel periodo, insomma, autunnale. Concludo i prodotti promossi con sempre un prodotto labbra, ma questa volta una matita contorno labbra. Questa qui è di Kiko. La indosso anche oggi perché riesco a abbinarla tranquillamente con Alter Ego, appunto, di Nabla per fare il contorno. Allora, è una matita che innanzitutto ha una punta abbastanza fine, quindi riuscite a essere abbastanza precisi nel contornare le labbra. Questa qui è la numero 05 ed è bellissima anche abbinata al rossetto sempre 05, che mi è stato appunto regalato insieme alla matita, perché durano veramente tanto insieme, però del rossetto magari vi parlo il prossimo mese. Questa qui è la matita swatchata, mi piace tanto perché è appunto molto precisa e anche utilizzata su tutte le labbra non secca particolarmente, anche se comunque io l'abbino sempre ad un prodotto da applicare sopra, che può essere lo 05 di Kiko o altri prodotti che comunque si prestano come colorazione ad abbinarsi a questa matita. Sinceramente sono delle matite che se ritrovo nei saldi prendo anche altre colorazioni perché sono veramente buone. Concludo il video con l'unico prodotto NYX, che è appunto il mascara di Elf che mi è stato mandato in omaggio, insomma, dall'azienda. È il mascara che utilizzo, che indosso anche oggi. Allora, questo qui è il suo effetto su di me. È un effetto molto, diciamo, naturale, ma voglio dire, io non ho grandi problemi di ciglia, ragazze. Quindi diciamo che comunque l'effetto che fa su di me è comunque, insomma, mi piace, è accettabile, ma perché parto già da una buona base. La particolarità di questo mascara è il suo scovolino, ragazze, che è veramente piccolissimo. Diciamo, nota positiva è che comunque vi pettina benissimo le ciglia, per quelle inferiori è perfetto perché insomma non vi sporcate. L'unica pecca che me lo fa mettere nei ni è la fase di struccaggio, ragazzi, è veramente un po' complicato da struccare, semplicemente questo. Quindi è un prodotto che mi piace perché comunque su di me ha un buon effetto, è piccolino, pettina bene, perfetto per le sopracciglia, insomma, inferiori, per le ciglia inferiori, però è un po' ostico da struccare, ecco, semplicemente questo. E quindi nulla, ragazze, questi sono stati i promossi e bocciati di questo mese di ottobre. Spero che vi siano state utili queste piccole recensioni. Fatemi sapere se ci sono stati magari dei prodotti che non vi sono proprio piaciuti in questo mese, ve lo scrivete qui sotto nei commenti. Io vi mando un bacio grande a voi e alle due Alessia. E se volete, ci vediamo al prossimo video.